Lampo, Lampo, o che ti vuoi svegliare? Lampo, e c'ho paura! O che tu voci che sono mia sordo? O che non lo senti che all'uscio di casa ci abbiamo gli Alibaba? E ghiaccia un pochino e fammi sentire. Maremma Puaiola, o che ci hanno invaso con le mani? Aspetta che apro le persiane. Senti, cosa ne pensi dell'idea geniale dei nostri amministratori di far costruire una moschea a Firenze? La moschea non ha senso, perché ce ne sono già tante a Colle Valdezza e in altre parti d'Italia. Senta, lei cosa ne pensa dell'idea di costruire una moschea a Firenze? Beh, allora posso dire questo, che per 2000 anni la nostra gente, la nostra storia è stata contro l'invasione islamica e quindi contro le moschee. Gente che ha versato il sangue e ha combattuto il tutto. Il fatto di cedere in modo massivo a questo fenomeno, perché in realtà l'ha fatta Colle Valdezza, hanno fatto un Vaticano di moschea, la vogliono fare a Firenze, a Campi, a Volterra e via discorrendo. Se questo non è tradire la propria memoria, la propria civiltà, non saprei come definirlo. Sono veramente dei traditori. Avrai certamente appreso dai media che un accanito sostenitore della costruzione della moschea è l'ebreo Ugo Kaffaz, consigliere del Partito Democratico fiorentino. Se tu lo incontrassi, qual è la prima cosa che gli diresti? Se lui crede di far fare la moschea, se la faccia fare accanto lì alla sinagoga. E poi almeno è contento, sono vicini. Alla manifestazione incontriamo il segretario provinciale della Lega Nord Livorno, Emiliano Baggiani. Ecco Baggiani, come mai lei è qui questa sera? Sono venuto qui a manifestare solidarietà alla gente di Firenze contro questa scelta scellerata di costruire una moschea in questa città che è la capitale morale della Toscana. E ho voluto anche fare questo piccolo cartello per evidenziare il fatto che anche a Livorno abbiamo questo problema. Se vuole... A Livorno la stanno già costruendo? No, la stanno costruendo, però c'è l'intenzione. Noi certamente faremo un'opposizione dura e democratica, perché io penso che i musulmani devono avere il loro luogo di culto, però con certe garanzie. Noi abbiamo enunciato 3-4 nostre richieste affinché la moschea possa essere costruita. Se queste richieste non saranno accolte dall'amministrazione, noi faremo un'opposizione dura e non escludiamo che metteremo di nuovo Borghezio a Livorno. La Lega Nord oggi è l'unico partito che difende gli interessi dei cittadini italiani. Mai musulmana, toscana, cristiana.
porta e lasciamo la proposta dei migranti Firenze che avete di voler realizzare questa moschea qua nella nostra città, spalleggiato anche da un grosso esponente della comunità ebraica che è Ugo Kappaz, che è anche il direttore generale della pubblica istruzione in Toscana e consigliere. Questo dimostra che anche una comunità di persone molto intelligenti come la comunità ebraica trova alle volte quello che diciamo comincia a percepire, secondo me. Facciamo degli slogan che poi la gente si ricorda, spiritosi, spiritosi. Domenichino, Domenichino, costa moschea, ci hai rotto il belino. Domenichino, Domenichino, costa moschea, ci hai rotto il belino. Domenichino, Domenichino, porta moschea, c'hai rotto il belino. Portateli a casa, sindaco, sindaco, portateli a casa, sindaco, sindaco, portateli a casa, sindaco, sindaco, portateli a casa. La Lega chiederà l'indizione di un referendum comunale. Cittadini, pensate che nel nostro paese ci sono 50.000 praticanti la religione islamica e 730 luoghi di culto, basta ne avanzano. Noi non accetteremo che la nostra cultura e la nostra identità vengano cancellate. Firenze cristiana, mai musulmana. Firenze cristiana, mai musulmana. Firenze cristiana, mai musulmana. Firenze cristiana, mai musulmana. Mai musulmana. Firenze cristiana, mai musulmana.